Perché? 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 Perché mentre sto costruendo? Perché? Perché? Vattene! Va, tizio, ti sparo. Tizio, ti sparo. Bravo, ok? Grazie. Ok, dai, non è male. Cioè, è proprio un po' stile casa nel deserto, no? No, aspetta, ma io posso già bere? Cioè, se mi avvicino alla schiena della creatura, mi dice bevi dell'acqua. Bravo, Pucciolo, bravo. Ma guarda com'è adorabile. Ma è adorabile. Noi mi sa che andiamo a raccoglierci ancora un po' di materiali, così finiamo di fare questa zona, perché ho deciso che voglio fare in legno anche per di qua. E infatti abbiamo distrutto un po' di pavimentazione, ma me la devo studiare meglio. Ok, allora sono passati un paio di giorni e noi siamo riusciti a raccogliere tutto il materiale che ci serviva, a craftare tutto il craftabile. E come potete vedere abbiamo iniziato anche a piazzare già la base per fare le stalle per queste due creaturine che a breve diventeranno tre. Quindi come prima cosa mettiamo i due Equus in accoppiamento. Così vediamo il piccolo cucciolo. Ok, perfetto, stanno amoreggiando. E in questi pochissimi giorni il nostro piccolo cucciolo di serbatoio ambulante è diventato gigantesco. Gigantesco, ma comunque sempre molto bellino. Anche perché i colori sono un perfetto mix dei colori dei genitori. È adorabile. Cioè, appunto, i genitori sono tipo grigio biancastro e questo invece marroncino rossastro arancionato. E lui appunto è mezzo e mezzo, è troppo bellino. Sì, ora ti do da mangiare, Ginetto. Ok, allora, mentre i due piccioncini qua amoreggiano, io rimarrò in zona, infatti li ho piazzati proprio davanti a dove dobbiamo costruire, così non rischiamo di perderci il cucciolo, a meno che la mamma non lo sommerga di cacca. Peraltro, scusate, vorrei far notare che questo bestione fa questa cacchettina, cioè questa caccola praticamente. Queste bestioline tenere piccole e pucciose invece fanno queste palle di cacca gigantesche. Non mi sembra tanto normale, scusate, le proporzioni non mi tornano. Va bene, basta cincischiare, mettiamoci a costruire la stalla. Allora, no, come si faceva? Ho visto un tutorial su YouTube. Allora, volevo piazzare qui di lato una colonna di legno. Visto che non me la fa piazzare di lato di base, cioè non posso metterla lì, non me la fa mettere o da una parte o dall'altra, ma lì al centro non vuole. Noi in teoria dovremmo poterlo fregare mettendo questo qui. E ta-ta! Colonnina di lato pronta, perfetto. Di qua ne mettiamo invece solo una. Facciamo la stessa cosa da questa parte. Ok, adesso dovremo ripetere lo stesso schemino qua dietro. Allora, questa base è un 5x4. Di qua sono 5 fondamenta, quindi noi ne prendiamo solamente due, cioè ne lasciamo libere due. Quindi una e due, ok? E ripetiamo lo stesso schemino praticamente. Quindi due di qua, uno qui. Ok, allora questo sarà praticamente proprio l'interno delle nostre stalle. Iniziamo a chiuderla ai lati invece di mettere le pareti dritte. Ecco, le mettiamo così, al contrario, perché mi piace molto l'effetto che fa qua. L'ho visto nel video appunto che vi lascio poi in descrizione. E mi piaceva molto il cambio di colore. Allora, mi sa che cerchiamo di spostare un attimo il piccolino qua, perché altrimenti ci viene un po' complicato costruire. Vieni più in qua, bellissimo, vieni. Dove stiamo salendo? Ah, siamo sull'ala di cripto, ok. Va bene, guarda, anche qua va benissimo. Allora, finiamo di chiudere anche per di qua. Oddio, non so se mettere delle finestrelle qui, magari. Vabbè, per ora mettiamo così, poi vediamo. Ok, poi direi che chiudiamo forse anche da questo lato. Sì, mi sa di sì. Tipo così. E chiudiamo in corrispondenza sempre anche da questo lato. Ok, penso che dovrebbe andare bene così. Intanto tu, tizia, come sei? Ah, ok, perfetto, è in gestazione. Ok, allora piazziamo un rampino qui e una qui. Sì. Ok, adesso facciamo il tetto spiovente. Ovviamente il tipo nel video che ho visto, da cui ho preso spunto, faceva una cosa molto più figa, cioè nel senso era molto più grande la sua struttura, ma a noi non serve così grande, quindi possiamo accontentarci anche di questo. Facciamo la stessa cosa di qua. E di qua ci mettiamo appunto i tettucci.
Ok, dai, per ora è carina, è molto grezza, ovviamente, ripeto, il tipo la faceva molto meglio, però non fa comunque schifo, ecco. Allora, qua ci mettiamo un po' di ringhierine per dividere gli spazi delle varie creaturine. Adesso, tizia, tu quanto ci metti ancora? Un'ora? Ma davvero? Così tanto? Ok, allora, piazziamo la nostra piccola Ikusi in gestazione nella sua stalla, al riparo. Ta-tan, guardala che bellina! Dai, è carina! Aspetta, mettiamo anche lui. Dai, guardali, non sono carini. Ora qua ci mettiamo di una porta doppia di qua, una porta doppia di là. Ed è carino, no? Quindi noi, tipo, dalla nostra cucina usciamo, abbiamo... Oh, la porta! Ta-tan! Accesso, di qua abbiamo le stalle per i nostri Ekus, ovvero i nostri mortai viventi. Ovviamente noi dobbiamo andare dal culo a creare le varie cose con il mortaio, ma vabbè, ok. E di qua vorrei fare una cosa speculare, quindi una cosa uguale identica a questa, per metterci uno il cucciolo poi degli Ekus qui. E poi magari l'allunghiamo anche un po' e ci potremmo mettere tipo i Gallilimus, i Raptor. Ma forse più i Gallilimus, lo sai, anche perché i Gallilimus non li abbiamo mai presi e mi piace l'idea di avere tutti gli animali da corsa, vorrei far notare le virgolette nella mia voce, cioè gli animali da corsa, quindi appunto gli Ekus e i Gallilimus li potremmo mettere qui. Poi dall'altro lato di qua facciamo un'altra stalla per gli animali da raccolta, i nostri draghi spinosi che ci faranno da tavolo da lavoro. E poi tutti qua davanti schierati possiamo fare una serie o di stalle oppure semplicemente di recinti e ci mettiamo tutte le nostre creature d'attacco. Sì, sì, mi piace molto. Quindi appunto a sto giro in questa zona ci concentriamo molto poco sulla struttura casa, quindi lasciamo questa cosa molto semplice e invece vorrei sfruttarla proprio come zona tipo d'allevamento, quindi la riempiamo di creature con le varie stalle costruite tutte in modo diverso. Sì, mi piace. Allora, la signora qua ci metterà ancora un'oretta, quindi io direi che ne approfittiamo, ovviamente teniamo sotto controllo l'orologio, e ci andiamo a prendere molto tranquillamente un drago spinoso maschietto per la nostra pucciola, e se ci gira forse anche due Gallilimus, proviamo, dai. Ok, allora, lasciamo tutti i materiali qua, poi sta cassa mi devo ricordare di toglierla, altrimenti rimarrà qua in eterno come era successo su Decenter. Che però ti dirò, magari non piazzata qua al centro, che proprio non ci sta a fare niente... Però tipo da questo lato mettere un po' di casse anche per dare un senso estetico di raccolta dei materiali eccetera. Potrebbe non starci male, ecco. Ah, e poi qua mi devo ricordare di mettere le mangiatoie. Ma non so se qua è meglio lasciare la parete così o metterci semplicemente una ringhierina, perché così mi sembrano un po' strozzati, povere creature. Vabbè, ci pensiamo più avanti, dai, prima che nasca il cucciolo vediamo di andare a prendere qualcosina. Tanto per cominciare sarebbe utile prendere dardi narcotizzanti e narcotici, ad esempio. E comunque i nostri serbatoi di acqua ambulanti sono di una comodità unica. Unica. Guarda qua come ci riempiamo subito le bottigliette d'acqua. E ci facciamo anche una bella bevutina prima di partire. Ragazzi, mi devo ricordare di ricaricarvi adesso, siete tutti e due vuoti. Allora, poi abbiamo un avvoltoio qui e liberiamo anche l'altro. Ta-tan! Ok, perfetto, sembrava morto. Così poi facciamo accoppiare anche loro, ma nel frattempo se ne stanno qui dentro perché non ho voglia di portarmeli a zonzo. Come sono inquietanti, tra l'altro, da vedere in casa. Allora, via la ricerca del draghetto spinoso. A sto giro, la viverna, so per certo che il draghetto spinoso lo può acchiappare. Ce lo portiamo davvero nella gabbia qua dietro. Così almeno, fatto, senza troppi casini e rotture di scatole, ci facciamo un po' di episodi tranquilli dove costruiamo, facciamo fare accoppiamenti, tanto amore nell'aria, tanta pace e serenità. Perché una volta finito di fare questo, l'idea suicida è quella di andare a rubare un ovetto dell'ultima viverna di cristallo che ci manca. Ma lo faremo più avanti, non adesso. Adesso voglio qualcosa di tranquillo e rilassante. Oh no, un raptor alfa sta ammazzando un povero iguanodonte. Ah, l'ha fatto fuori. Ma noi riusciamo a farlo fuori? Che livello mi è questo alfa, scusi? È un alfa 71, Dio non lo so. Potremmo provare. Sembra anche buggato, peraltro. Però se lo attacchiamo ci verrà incontro, io presumo. Ah no, rimane buggato lì! Rimane buggato lì, no, davvero? Allora, con una calma esasperante, ma ho intenzione di farlo fuori. Chissà quanti livelli si prende Crypto. Sì, finiremo la stamina 3-4 volte prima di riuscire a buttarlo giù. Non ho intenzione di avvicinarmi a prenderlo a morsi, perché se gli tolgo per sbaglio gli mangiamo la preda, questo si toglie
dal bug e no, lo voglio così, mi piace così fermo. Guarda che ci sta andando giù, guarda che ci sta andando giù, già tutto insanguinato. È tutto insanguinato. E c'è andato giù, perfetto. Perfetto. Crypto, di quanti livelli mi sei salito? Ah, solo due. E vabbè, dai, ma che tristezza. Speravo un po' di più. Cioè, era un alfa 71. Vabbè, ok. Ci accontentiamo. Ah, nel frattempo si è fatta notte. Aspettiamo l'indomani per venire a cercare un bel draghetto spinoso. Allora, qui abbiamo un pochino di draghetti. Abbiamo un pochino di draghetti che sono molto arrabbiati. Non ho capito bene con chi, oddio, in che posizione ci siamo messi. Vabbè, non importa. Allora, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Un 45... 109 pro e femmina. Un 112 pro e femmina, ma uffa. Che bellino, poi tutta grigia, così mi piace. E di qua un maschio 41. No, niente di interessante, purtroppo. Ah, aspetta, aspetta, c'è un altro gruppetto qui. Vediamo un pochino, vediamo un pochino. Un 35 maschio, no? 98 femmina. Ti prego, dimmi che tu sei un livello decente. 113 femmina, Cribbio. Ma maschietti di livello alto no, solo femminucce sopra il 100. Allora, ce n'è ancora un pochino qua. Vediamo, un 71 femmina, un 45 maschio, ovviamente. Aspetta, ce n'è uno lì, ce n'è uno lì. 45 femmina. Non ce n'è altri. Oh, Viverna! Viverna! No, 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 cosa brutta, cosa brutta, cosa brutta. Ovviamente, ovviamente dovevamo finire se non vicino alla base delle viverne. Porca puzzola. Ho un po' paura a girarmi, secondo me ci sta seguendo. No, 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 si è distratta con altra gente. Ok, perfetto. Guardala là, guardala là. Viverna 66, 66, di quelle cattive, ok. Ok, facciamo che ci allontaniamo un pochinoino. Che in teoria dovremmo anche riuscire a buttarla giù. Il problema è che è sempre un casino far lottare due viverne per l'angolo di virata veramente terribile. Sì, però io stavo finendo di vedere se trovavo qualcosa di interessante, uffa. Allora, ne abbiamo trovati un po' di qua e ce n'è anche un po' lì dietro. Allora, fammi controllare prima qui. Siamo sempre troppo vicini a dove sono le viverne. Femmina 45, ciao. Maschio 16, assolutamente no, ciao. Piuttosto in bocca una viverna, guarda. Di qua. Guarda, adesso mi prendo. Se prendo, riesco a trovare un maschio, almeno a livello 50 o poco meno, lo prendo, mi va bene. Maschio 71, ok. Ok, maschio 71. Ora, per non toglierci... giusto per toglierci il dubbio. Maschio 87. Oh, eravate tutti qua, ragazzi, scusate. Maschio 121. E femmina 32. Ok, vai di maschietto 121. Alleluia, tizio però, ti sto cercando da un'eternità. Ma scusa. No, fammi capire, voi eravate qua dietro e io ho la trappola qui? Cioè, io mi sono fatta un giro incredibile. No, vabbè, ok. Ah, prima di tutto vediamo di piazzarlo qua dentro. C'è? No, non c'è, è proprio sul bordo. Proprio sul bordo, Cribbio. C'era quasi però, c'era quasi. C'è, dai che sei... No, 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 non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ora. Ora ci sei, no, ora sei dentro. Ora sei dentro, vai dentro. Vai dentro, stai scherzando, non può stare sulla porta così. Non ci credo. Vai dentro. Qui fa in tempo a nascere il cucciolo di Ecus, ci stiamo mettendo un'eternità solo per questa cosa. No. Piano piano. Ok, c'è. Ok, adesso c'è, perfetto. Ora lo lasciamo lì, fammi andare a vedere come stanno le bestioline, in particolare l'Ecus. Questa bestiaccia penso che sia buggata male qui, perché non si muove mai, è sempre qui da quando siamo arrivati. Boh, vabbè. Buongiorno, come stiamo? Ancora 32 minuti, perfetto, perfetto, 32 minuti. Abbiamo il tempo di addormentare il tizio lassù. E poi di allevare il cucciolo di Ecus in tutta calma, che bellino, che bellino. Allora, non so se provare a sparargli dall'alto, restando sopra Crypto, in modo che non arrivi a lanciarci le sue spine, oppure semplicemente provare con il sparo e schivo. Allora, Crypto lo lasciamo qua, proviamo con il sparo e schivo, vediamo se funziona. Abbiamo un paio di pareti comunque dove poterci nascondere, dietro le quali poterci nascondere, vediamo cosa riusciamo a fare. Tipo, se io lo colpisco da qui...
E poi mi nascondo qui dietro. Ok, non dovrebbe riuscire a colpirmi. Ah, ok, se la sta prendendo con le pareti. Non ce l'ha con noi, perfetto. Queste pareti hanno subito la rabbia di un sacco di creature. Queste pareti, vabbè, queste colonne. E come al solito vai sul culetto. Ah, no, no, ci ha sparato in faccia. Ci ha sparato dritto in faccia. Ah. Sì, sì, però non vale se mi attraversi la porta. Tizio, non vale. Ok, via, 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 che sta sparando un botto di... quelle spine. Ok, schivato di nuovo. Via, 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 via. Ok, guarda, se mi rimanessi fermo così, tipo. Ah, no, 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 tranquillo, tranquillo, stavo scherzando. Puoi muoverti. Ti rincorro io, non ti preoccupare. Ok, ora dovrebbe... mi sa che sta provando a scappare. Quindi forse la smette di lanciarci spine. Spinose, no, aspetta. Prima ci ha beccato proprio dritti in faccia. C'è svenuto, c'è svenuto. Non lo sentivo più muovere. Ciao piccolo. Sei svenuto in una posizione orrenda. Però va bene, perfettissimo. Il torpore gli scende anche molto lentamente. Va bene. Vediamo di procurargli un po' di carnina buona buona. Magari se riusciamo carne di montone. Oh piccino, guarda che dolcezza. C'ha il musetto che gli esce così. In realtà fa un po' impressione che esca dalla parete in questo modo. Sembra una di quelle tipo teste e trofeo. Guarda un po' cosa abbiamo qui. Oh, perfetto, perfetto. Si dovrebbe addomesticare molto rapidamente il signorino laggiù. Mangia tutta la pappina, domesticati in fretta in fretta. Non me ne ero accorta, ma prima il Raptor Alpha ci ha dato una skin di tirannosauro. Cosa c'entra? Scusa, ma perché un Raptor Alpha ci deve dare l'elmo osseo di tirannosauro? Vabbè, ma tipo ce lo possiamo mettere? Davvero? Oho! Ginetto, la figaggine, non è idea Ginetto. Sì, mi piace. Oh, finché siamo nel deserto restiamo così. Assolutamente, finché siamo nel deserto restiamo così. Ok, mentre Tizio si addomestica, vediamo di andare a vedere il cucciolo di Ecus, che ormai dovrebbero mancare pochi minuti, spero. Allora, per la signorina qua ci vogliono ancora 17 minuti. Allora, mi sa che ne approfittiamo. Ci siamo già portati fuori gli avvoltoi e proviamo ad avere anche l'ovetto di avvoltoio. Mamma mia, come siete brutti, ragazzi. Abilitiamo a te, abilitiamo a te. Amoreggiate. Sì, stanno amoreggiando, perfetto. E ovviamente sempre verso sera noi, vero? Eh beh, certo, sono già le 8, cribbio. Vabbè, al massimo lo mettiamo a schiudere in cucina come ha fatto l'altro, vicino ai due fuocherelli per il cibo. Ah, ce l'ovetto, ce l'ovetto, ce l'ovetto. Fatemi prendere l'ovetto. Allora, qui purtroppo non abbiamo messo ovviamente le lucine della Osocraft. Allora, aspetta che ne ho fatte altre, ne piazzo una anche qui. E poi appena metto la fornace, che non ho ancora messo, dannazione, ci facciamo magari di quelle lucine da appendere qui. Perché ci serve il metallo. Ok, perfetto, così dovremo riuscire ad assistere alla nascita del cucciolo, che è tra 12 minuti. Perfetto, vediamo l'ovetto quanto ci metterà invece. Partiamo subito con due fuocherelli. Vediamo se gli va bene. Troppo freddo, davvero? Ma davvero troppo freddo? Allora Lillo, guarda, aspettiamo domani. Ti metto in frigo e ci vediamo domani mattina quando c'è un po' di sole. Magari il tepore mattutino ti aiuta. Ok, la mattina successiva e ormai mancano pochissimi secondi. Tra poco dovremo vedere nascere il piccolo Ecus. Lo acchiappiamo al volo, guarda che lo acchiappiamo al volo. La mamma sposta anche la coda, eccolo! Dove è finito? No, 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 aspetta, poverino! Piccino, che nascita traumatica, ci ha lanciato praticamente. Ma ciao, bellissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, facciamo che gli do prima pappa. Nel frattempo io ho raccolto cacche come se non ci fosse un domani, perché la mamma continuava a cagare e volevo evitare che il cucciolo nascesse subito in un mare di merda, ecco. Comunque non gli è andata molto bene lo stesso, non gli è andata molto meglio la nascita. Poverino, lanciato sulla staccionata e poi catapultato dall'altro lato. Vabbè. Piccino mio, tua mamma non ti vuole tanto bene, mi sa. Ok, allora dovrebbe avere baccuccia a sufficienza per un po'. Ciao cucciolo, per ora ti lasciamo qui e vediamo se il nostro vetto di avvoltoio gradisce di più la luce del sole. Sento passi. Il piccolo! Il piccolo, dove sei? No, 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 no. Dove? Dove credi sei? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Scusami, scusami. Mi ero dimenticata che tu mi stai seguendo. C'hai ragione, c'hai ragione. Vieni più in qua, vieni più in qua, cicci. Ok, perfetto. Allora, mettiamo l'ovettino qui alla luce del sole. Ogni volta al rischio di mangiarmelo.
è ancora troppo freddo, è ancora troppo freddo. Va bene, ok, proviamo a riaccendere i fuocherelli qui allora, se no ne faremo anche un altro. Un po' troppe pretese però il vostro vetto, un po' troppe pretese. Vicino al fuoco, incubazione, perfetto, 8 minuti, ottimo, ok. Aspetta, ma noi avevamo anche un drago spinoso in addomesticamento. Forse è il caso di andare a dargli anche un'occhiata. Buongiorno, ah, lei si è addomesticato. Ma buongiorno, lei si è addomesticato, ottimo. Ha fatto tutto da solo praticamente. Ah, gli ho tipo storto il collo, prendo la porta. Cici, vieni. Riesci a uscire? Ti devo mettere nella sfera poché? No, dai che ci esci, perfetto. E ridendo scherzando, comunque questa gabbia si è rivelata utile per tante cose, tante creature più che altro. Draghetta, che dici? Ti piace? Secondo me sì, apprezza, apprezza. Oh, anche loro sono di colori un po' diversi, così forse riusciamo ad avere un cucciolo multicolor. E all'ovetto abbiamo dovuto spegnere un fuoco perché ci aveva troppo caldo. Ragazzi, ripeto, vostro figlio troppe pretese, non è ancora nato, già non lo sopporto. Dove è stato lanciato? Ma perché i miei cuccioli vengono tutti lanciati? Ma perché, cucciolo, ciao! È nato anche il piccolo rompipalle, guarda com'è piccolo. Ciao, guarda che brutta faccia che c'hai, che brutta faccia. Aspetta, ma io ne ho pappa. Oddio, cosa mangia? Carne o carne marcia? C'ho i dubbi. Ok, vuole la carne marcia. Vuole solo carne marcia, perfetto. Guarda, quella ne abbiamo in abbondanza, non è un problema. Ma come sei bruttino, come sei bruttino. Va bene, la finiamo con la pioggia, come giusto che sia nel deserto. E i nostri draghi spinosi mi sa che li facciamo accoppiare nel prossimo episodio. Ah, ha smesso di piovere, meno male. E magari fuori registrazione vedo di andare avanti con la costruzione di questa stalla recinto. Così poi andiamo a catturare un po' di bestioline per popolarlo. Va bene ragazzuoli, mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao.